Presidente Quici, oggi si presenta una protesta 6 punti, uno dei quali è focalizzato sulle scelte errate della politica. Di cosa si tratta in particolare? Ma noi veniamo da 13 finanziarie consecutive che stanno penalizzando e tagliando i fondi al Servizio Sanitario Nazionale. Questo sta creando un aumento della spesa pro capite per cittadino in out of the pocket, ma soprattutto si sta penalizzando il lavoro di chi sta in sanità. Le regioni, dai dati regionali, emergono un risparmio per le regioni di 2 miliardi di euro solo per il costo del personale. È un aumento dei costi dei farmaci per 3 miliardi e mezzo. È una politica, dal mio punto di vista, scellerata perché si accontenta di dare delle briciole a 1-2 milioni di italiani che poi li ripagheranno in termini di assistenza sanitaria insufficiente e carente, e alla fine non si ha una visione lungimirante, oppure si ha una visione fin troppo lungimirante perché è finalizzata a spostare l'attenzione da una sanità pubblica ad una sanità privata. Quali sarebbero quindi le soluzioni per invertire la rotta? Per invertire la rotta occorre, uno, cercare di puntare sulla sanità attraverso una vera ristrutturazione sia dei processi organizzativi, ma soprattutto valorizzando le risorse umane. In secondo luogo, è un po' come un acquedotto che perde acqua da tutte le parti, rivedere il sistema di finanziamento verso le regioni, perché ogni volta che si danno soldi alle regioni, lì si perdono delle risorse e a cascata si perdono all'interno delle aziende. Quindi è vero che ci sono risorse insufficienti, ma è vero che c'è anche una cattiva gestione delle risorse stesse, e non si può mettere sullo stesso piano, perché tutti attingono al Fondo Sanitario Nazionale, i pazienti, i medici, gli operatori sanitari, e si dice che non si possono garantire i LEA perché non ci sono risorse per poter dare i soldi e quindi i rinnovi contrattuali al personale sanitario, che tra l'altro li attende da oltre 8 anni.